pubblicato un film bellissimo a far vedere ai ragazzi. Cinema Vittoria, Monopoli, con Maurizio Sciarra in veste di docente questa mattina e Michele Suma, direttore artistico, ma io dico sempre ideatore di questo Sudestival che adesso è diventato anche un concorso. Prima di passare la parola a Sciarra, direi Michele, come stanno andando le cose e il concorso soprattutto, a che punto è? Beh, vabbè, siamo soltanto in partenza, due film, grande partecipazione, giuria del pubblico, giuria dei giovani, infatti i giovani giurati sono qui oggi ad ascoltare Maurizio Sciarra e a vedere questo film che è un pezzo di storia del cinema e che parla di cinema. Quindi il concorso sta andando bene, la partecipazione è molto alta e i film sono molto graditi, gli ospiti sono contentissimi dell'accoglienza, Monopoli è una bella città che accoglie bene e quindi insomma sta funzionando tutto bene, siamo molto contenti come al solito e dobbiamo ringraziare le istituzioni che ci sono vicine, tra cui la Puglia Film Commission che da anni ci è vicina, non a caso noi abbiamo sempre il nostro appuntamento con la conferenza stampa presso il Cineporto come quest'anno è accaduto. La Puglia Film Commission che ha creato il miracolo del cinema in Puglia, ma è anche indirettamente un indotto turistico, avete una bella responsabilità? Sì, si sente sulle spalle questo peso, però è un peso gradevole da portare. Si è creata questa occasione bellissima di utilizzare il cinema anche per rilanciare il territorio, non è automatico. Quando si fa sostegno alle imprese audiovisive è un di più riuscire a promuovere il territorio. In Puglia si è creata questa magnifica connessione, si riescono a fare i film e attraverso i film si promuove una regione che prima era sconosciuta, oggi è sulla bocca di tutti. Il Sudestival, diciamo, quando era agli inizi era un tra virgolette semplice cineforum, oggi invece c'è il concorso, le belle proiezioni, le anteprime e questa mattina è una cosa un po' inusuale, lezione di cinema. Beh, se non sappiamo da dove veniamo è difficile capire di questi giorni la polemica su Tarantino, no? Allora il fatto che un regista di fama indichi il cinema di serie B italiano come un suo modello è qualcosa di importante. Se i giovani per esempio non imparano a conoscere il bel cinema di quegli anni è una grave perdita. Riproporre i classici del cinema, i film che sono diventati classici perché sono fatti bene, perché hanno continuato a mantenere le emozioni che davano all'inizio, è qualcosa di fondamentale. Dobbiamo confrontarci con un altro modo di fare cinema, con un modo spesso molto più complesso di come oggi è l'audiovisivo, quindi penso che faccia bene. Di cosa parliamo oggi qui con i ragazzi del Polo Liceale di Monopoli? Oggi è una mia fissazione personale, Viale del Tramonto, che penso che sia uno dei capolavori assoluti del cinema, un film sul cinema, un film in bianco e nero in cui si parla del passaggio dal muto al sonoro. Allora diciamo che c'è grande materia per dei ragazzi che scoprirò oggi con la famosa domanda quando è nato il cinema a colori, voglio vedere che risposte ci saranno oggi. In genere viene datato agli anni 60. Chiudiamo con dove va il cinema? Il cinema va verso forme completamente diverse, mantenendo una caratteristica fondamentale che è quella di raccontare delle storie, di raccontare i sentimenti della gente attraverso delle immagini. Recuperare la forza delle immagini, come vedremo oggi in questo film di Billy Wilder, è qualcosa su cui riflettere. Oggi le immagini sono strausate, spesso senza consapevolezza. Le lezioni di cinema servono anche a questo, a prendere consapevolezza di come si racconta attraverso le immagini. Io vi lascio, non voglio farvi arrivare in ritardo a questa lezione di cinema, intanto grazie. Grazie. A voi.